Bella a tutti ragazzi, qui è Slower Cookie che parla. Come vedete, oggi siamo su Battlefield Hardline. E giusto per cominciare, faremo un let's play. Andremo a vedere la campagna, che non è, è in episodi, non in missioni. Conviene godervi il panorama finché potete, signori. Perché non lo vedrete. Il doppiaggio non è il massimo, per ora non è così molto soddisfacente. Merda. Che cazzo ci fa uno come te? È filmato in game, è abbastanza bello, ben fatto. Sarà meglio mettere al sicuro quella prima che schifo di doppiaggio. Mi piace sempre vedere i poliziotti corrotti sul mio autobus. Mi ricorda che il sistema funziona. Goditi il viaggio, detective. Bene, ci siamo. La bamba! Io la bamba! La bamba! Non dovrebbe volerci molto. Che ne dici? Copiamo di loro e andiamo a mangiare qualcosina. Sì. Io vado. Conosco un cubano niente male dietro l'angolo. Cubano? Maledizione, Nick. Sei alla narcotici. Ti puoi permettere qualcosa di meglio di riso e fagioli. Doppiaggio penoso. Riso e fagioli? Dici sul serio? Amico, ordino io per te. Riso e fagioli fa male, fa le scorreggio. Non va bene. Vedrai che ti passerà la voglia di mangiare banane. Sì. Hai mangiato credo che ma mangia banane. Insomma, banane cubane, ti piace, bravo. Trovino il tempo di farsela. Non è la prima volta che lo faccio. Beh, con me sì. Ma per me non è un problema. Mi spiace. Tira fuori la torcia. È la prima volta che lo faccio. Io mega! Dammela la droga! Polizia! Stiamo entrando! Pulotti! Pulotti! Nessuno si muove! No, venga! Cazzo, le mani in vista! Dammela solo! Indietro, allontanatevi dal tavolo! Hai bussato la porta sbagliata. Oh, merda, amico, dai! Manetta lì, andiamocene via. Ok, mani sulla testa e girati lentamente. Piano... Calma, calma. Stai facendo un grosso errore, fratello. D'arresto, figlio di puttana. Gente. Girati, niente passi passi. Questa è una cazzata. Tu lo sai che è una cazzata. Domattina sarò fuori, sbirro. Tu lo sai. Davvero? Quella coca mi dice... Figlio di puttana. Porca troia, che massacro! Azione degenerata. Che cazzo è? Aspetta, non hai controllato la porta. Io dovevo arrestare. Tu dovevi e non schizza neanche il sangue. Controlla i cadaveri. Vedi se riesci a capire che cazzo stavano facendo. Bingo. Cosa abbiamo? Portafoglio, documenti. Qualcuno che conosci? No. Nulla da fare. Che
Peccato che non ci sia più nessuno da interrogare. Eh sì, li abbiamo ammazzati tutti. Così ho scelto il cubano. Qualcuno ha fame? Ehi, fermo lì! Oh, mi seguilo! Corri, figlio di puttana! No, muoverti! Mani in alto! Bastardo, figlio di puttana! Stoddard, vai di sotto, ora! Beh, non è molto bello sto filmato, eh. Non è ben fatto, però. Però graficamente abbastanza deludente. Spero che la versione PC sia più decente. Siamo di giocare a NASCAR 95. La stavoletta. Porco cane, vai 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 vai! Dobbiamo prenderlo! Aspetta che mi avvicini! Vai 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 che ti avvicini! Bam 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 bam! Oh, merda! Lama! Porca troia! Che schifo di... Ma dai! Che merda di grafica è! Non ti muovere! Ti abbiamo preso, figlio di puttana! Centro centrale, non fare cazzate! Dai! Hai il diritto di rimanere in silenzio! È bello solo graficamente da vicino. Ma la musica è anche abbastanza bella. Bella figa questa, Benito Martinez si assomiglia a un cinese. Buona anche questa. Questa è un messicano, ma questo è un ciccione panzone. Stato dopo una violenta operazione di polizia in un hotel di Overtown. Questa settimana è il quarto evento apparentemente legato al traffico di droga a Miami. Siamo dal centro in esclusiva per Sky 5 con il capitano Julian Dose che si occupa delle indagini. Bene. Le indagini sono ancora in corso. Quindi, capitano, no comment. Non si può saltare il filmato. Questa è la mia dichiarazione. Male, molto male. Altrimenti avrei detto no comment. Dove cazzo sono tutti quanti? La guerra della droga, signore. È in TV. Come negli anni 80. L'audio è abbastanza buono, l'audio. Meglio una maglietta rosa. Nel frattempo, Stoddard, hai un incarico speciale. Detective Mendoza è... L'unica pecca è... È proprio il doppiaggio. Li conoscete voi due? Più o meno. Bene, d'ora in poi sarete partner. Sedetevi. Mendoza, oggi hai confiscato parecchi chili di cocaina. Complimenti. Allora, dimmi perché la coca viene marchiata. Marchio di fabbrica dimostra che arriva non tagliata. Esatto. E la tua coca aveva un marchio che non conoscevamo. Il tizio che hai arrestato dice che l'ha avuta da Tyson Latchford, con cui
Il detective Dao ha avuto dei trascorsi. Portatelo dentro per una chiacchierata. Signore, l'ultima operazione sul campo di Mendoza, senza offesa, è stata ricordata. Lo so. Farete grandi cose. Potete andare. Andate? Dai, che magari te la molla anche. Mendoza. Mendoza. Cancella. Per la cronaca, in quella stanza stavo seguendo le istruzioni di Stoddard. Certo, non ne dubito. Ma non cercare scuse. Non cerco scuse. Puntualizza. Discorsi molto profondi, eh. Com'è la storia con Tyson Latchford? Vende coca ai ricchi e agli idioti. Quei tizi che hai beccato non erano niente in confronto a Tyson. Però a volte fa arrivare qualche regalino ai suoi vecchi amici. No, l'audio è veramente bello, l'audio. Sì, sì. L'audio è veramente bello. Tutto nel pensiero. Ascolta, fai molta attenzione stanotte. Questa faccenda non è uno scherzo. Lo so, credimi. Ho perso due amici in 6 mesi. Due agenti. Sì, mi è giunta voce. Mi spiace. Anche a me. Miami è piena di merda. Beh, spalare merda è il nostro lavoro, no? Stoddard me l'aveva detto. Detto cosa? Detto cosa? Fare il poliziotto. Dai, va. Agente, ehi. Hey. Ah, c'è la droga. Ma guarda. Ehi, non bagnarmi il vetro. Oh, no, no, non vuoi... Ehi, ti va di... Senti, dammi 5 dollari. Ehi, solo. Che pure i lavavetri di Milano ci sono. Io sono un imprenditore, capisci? Spiacente, non quando sono in servizio. Ok, va bene. Beh, agente, proteggi il quartiere. Fai attenzione, intesi? Stronzo! Ma vai a fanculo, coglione. Qui sono cresciuto, non è molto lontano da qui. Davvero? Dalle stalle alle stelle. Bella, che sei? Sei di sangue. Belle tette, bravo. Figurati. Di Los Angeles, Orange County. Oh! California! Già, così sembra. Che succede? Sarà una retata. Ehi, non do il mio consenso. Non mi serve il tuo consenso, idiota. Basta il sospetto di reato. Ehi, Guzman. Chi hai beccato? Il nostro amico Uggs. L'ho beccato col baule pieno di hot shot. Sta giù! Uggs, dov'è il tuo amico Tap? Non lo so. State cercando Tap? Sì, l'hai visto? Nah, ma ho visto il suo amichetto Briggs e altri della banda di Tap sulla 12ª. No, graficamente vicino. Grazie, è molto giusto. Bello. A buon rendere. Ben fatto. Casa mia! Non posso impedirle di scrivermi! Quindi sei cresciuto qui, ma non sei nato a Miami, giusto? No. A La Habana. Sul serio? Come te ne sei andato? Con mia madre. Ma che Havana? Sei un cazzo di messicano! E tuo padre? Non lo so. Saranno 20 anni che non lo vedo. Stavamo scappando da lui. Vive ancora a Cuba? Probabilmente è morto. Cosa che non mi dispiacerebbe affatto. Doveva essere un vero signore. Musica cafona? Oh, non c'è dubbio. Mi hanno ricordato l'ingiunzione restrittiva. Perché non avevo la ricevuta? Cioè, come faccio ad avere la ricevuta di consegna se neppure so dove abita? Ah, Mendoza, come cazzo ti chiami? Dai, su. Una mossa. Cazzo! Bella signora. Ok. Signora, tutto bene? Il coperchio non si chiude. Buona fortuna, allora. Vaffanculo. Vuoi che chieda rinforzi, Mendoza? Probabilmente il comando manderebbe l'artiglieria pesante. Quindi? Forza. Facciamo un giro e spaventiamo tutto il quartiere. Qui 13, scendiamo dal veicolo. L'accesso alle case popolari è bloccato, c'è solo un'uscita. Così la gente si incazza.
Ehi signorina, che bel culo che hai. Scusa, non ti guarda. Un aereo! Hop, hop. Via! Salta, 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 salta. Dai, 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 dai. Salta, 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 sei bravo. Non ti do una mano, te ne do due, vai in faccia, figlio di puttana. Ti seguo. Guarda come ti seguo. Merda, hai qualcosa nei pantaloni. Thomas, non costringermi a controllarti le tasche. Ruben, tienilo sotto controllo e metti via questo. Ecco. Sembra la via di Carl Johnson questa. È un appuntamento per Carl. Prego, prendi pure tutta l'ora. Occhio, ecco Briggs. Attento, Mendoza. È imprevedibile. Vai prima tu, quello mi conosce. Visto? Visto? Sapete che c'è? Ce la possiamo fare. Siamo fatti. Per questo. Fermo! Che cazzo volete? Polizia di Miami, abbiamo qualche domanda. Ehi, detective! Chi è questo? Il mio nuovo partner, Briggs. Vogliamo giocare ai poliziotti cattivi. Il tuo amico Tap, dove sta? Fottiti bello! Che doppiaggio di merda! Davanti, Nick, arrestalo! Tabatto! Forza, dimmi dov'è Tap, così ce ne andiamo. Sì, servire e proteggere un cazzo. Stasera se ne sta sul divano, ok? Bene, non mi serve altro. Oh, da paura la grafica delle mani. La cosa non finisce qui. Conosco i miei diritti. Quindi lo lasciamo lì? Sicura che sia una buona idea? No, ma l'anno scorso ha provato ad ammazzare un infiltrato. Andiamo. Si trova da ruola, potrebbe non rimanere lì a lungo. Seguo, puttanella. Questa cosa deve restare fra noi due, d'accordo? Quale cosa, detective? Bravo, ragazzo. Ok, andiamo. Ah, per puttanella. Ci penso io. Passa, forza. Grazie, molto gentile. Comunque scusa per quel commento del cazzo. Non doveva essere una bella situazione. Ma tu te la sei cavata. Comunque cosa mi dici di Stoddard? Non abbiamo lavorato molto insieme. Stoddard è un elefante. E il mondo è la sua cristalleria. Corri, puttana! Vai, 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 vai! Ricorda, questo è il territorio di Tap. Se ci vedono gli diranno che stiamo arrivando. Dobbiamo passare inosservati. Giusto. Il tuo problema è che non ti sai difendere. Di che parli? Io gioco in difesa. Se ti sai difendere, con ok, me, allora vinco. Ora. Spera di stare. Passa, passa. Ma perché fai sempre così? Ok, guardami vincere questa partita. Non lamentarti e giochi. Visto?
Ecco perché quel biglietto da 20 che avevi in mano. Oh, d'accordo. Merda, siamo bloccati. Lancio qualcosa per distrarlo. È ora che si è rotto? Daryl? È come se qualcosa fosse caduto dal tetto. Se quel coso si rompe, me ne resto da mia sorella. Se si rompe, l'aggiusto io. Il compa... Tap è vicino, ma non riusciremo a raggiungerlo senza fare fuori almeno uno di quei tipi. Pensi di riuscire a separarlo? Sì, ci provo. T'ammazzo, vedi puttana! T'ammazzo! Due o tre milioni di anni fa c'era questo... Porco... Buonasera, Tap. Non scappare, ti inseguirei. Stiamo cercando Tyson. Sei il suo nuovo partner? Ti ha fatto già qualche mossa di karate? Io studio Krav Maga, il karate è una stronzata mistica. Sei forte, lo sai. Tap e Tyson sono cresciuti... Mezzo cinese. Dai, dai. Tap è rimasto. Alzati, su, mani sopra la testa. Ehi, Tap, dov'è Tyson? Tutti stanno cercando Tyson. Hai visto i notiziari? Sì? Sì. Sicuro? Ah, mi ha toccato il pisello! Mettersi in mostra. Già, speravamo tu potessi dirci qualcosa riguardo. Non mi pagano abbastanza, fidello. Nick, ammanettalo. Guarda, non vedevo l'ora. Uno e due. Secondo me, voi sbirri vi eccitate così, eh? All'inizio sì, poi diventa ripetitivo. Tac. Sono sconvolto, amico. Ehi, me l'ha prescritto il medico. So che sei ricercato, che tieni la tua coca dietro l'angolo, sotto il cassonetto. So che il ragazzino che è scappato, probabilmente adesso la sta spostando, e so che è troppo piccolo per queste stronzate. Per cui sì, se dobbiamo arrestarti per possesso, lo faremo. Che cosa volete che faccia? Lo soldo. Ehi, l'auricolare va bene? Sì, va bene. E il microfono? E qualcosa? Prova, finirò ammazzato. Ehi, stronzo, non devi fare la spia, questo non è un film d'azione. Per cui entra, controlla che Tyson sia lì e vattene. Sembra facile, perché non vieni qui a farlo tu allora? Nick, trova Tap con lo scanner. Bene a tutti ragazzi, se vi è piaciuto questo pezzo di Let's Play, vi invito a lasciare un like al video, al mio canale e alla pagina di Facebook. Bella a tutti e alla prossima!